Ciao amici di Gilda News, prove invalsi con il PC. Da quest'anno le prove invalsi devono essere computer based, ma le scuole sono carenti di mezzi informatici e i dirigenti scolastici invitano i docenti a portare i PC personali per metterli a disposizione degli alunni. Come per il famigerato registro elettronico, anche in questo caso assistiamo al paradosso di un sistema scolastico che aspira alla digitalizzazione, ma non viene dotato degli strumenti indispensabili per realizzarla. Le solite nozze con i fichi secchi e quanto dichiara Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti, dopo le segnalazioni ricevute dalle scuole. Ancora una volta, commenta Di Meglio, docenti e studenti pagano lo scotto dell'inadeguatezza di un'amministrazione che è smart soltanto a parole ma non nei fatti. Risorse per le scuole d'infanzia. La ministra Fedeli incarica fino al nuovo esecutivo per potenziare il sistema di istruzione per l'infanzia ha ripartito 209 milioni di euro destinati a migliorare i servizi offerti per 3 milioni di bambini che non hanno ancora compiuto 6 anni. Il riparto è fatto tra le regioni italiane, anche se i soldi saranno erogati entro il 2019 direttamente ai comuni, in base ai progetti per costruire nuovi asili, ristrutturare e mettere in sicurezza strutture esistenti, nonché ridurre i costi per le famiglie. La ministra parla di risorse standard uniformi su tutto il territorio nazionale. Nello stesso momento in cui assegna 90 euro per ogni bambino in Emilia-Romagna e 43 euro in Campania. RSU. Concluse le elezioni politiche, ora è il turno di tutto il personale della scuola, che è chiamato ad eleggere i propri rappresentanti sindacali all'interno delle proprie istituzioni scolastiche. Da Udine, Elena Rossi. Assemblea provinciale, provincia di Udine. La professoressa Maria Domenica Di Patre, vice coordinatrice nazionale, ha illustrato ai docenti, in una affollata assemblea, i punti cruciali del nuovo contratto e ha parlato del rinnovo RSU negli istituti. Perché è così importante questo voto all'RSU d'istituto? Il voto all'RSU d'istituto è importantissimo perché danno una forte rappresentatività alla Gilda degli insegnanti, che è l'unico sindacato di categoria che difende i diritti dei docenti e soprattutto difende la professione docente, il lavoro che viene svolto in aula dai docenti e non il fare altro. Speriamo che i docenti in questa tornata elettorale capiscano l'importanza che riveste un voto all'RSU e votino la Gilda degli insegnanti, che non ha mai tradito gli insegnanti e difeso sempre la scuola. Grazie professoressa, quindi invitiamo tutti i nostri iscritti, ma anche tutti i docenti degli istituti, a votare per le liste RSU Gilda UNAMS. Scuole, promesse elettorali. Aspettando il nuovo esecutivo, Salvini e Di Maio promettono di abrogare la legge 107. Il Movimento 5 Stelle si impegna a ripristinare il tempo pieno, eliminare le prove invalsi e la chiamata diretta. Da Salvini invece arriva la proposta di unire elementari e medie in un unico ciclo, di produrre il cosiddetto maestro e professore prevalente e riavvicinare i docenti al loro territorio. Ora gli insegnanti attendono i fatti. Mobilità, pubblicata l'ordinanza. Il Ministero con una nota dà avvio alla presentazione delle domande di mobilità per l'anno scolastico 2018-2019. Il termine iniziale per la presentazione della domanda di movimento per tutto il personale docente è fissato al 3 aprile 2018, mentre il termine finale sarà il 26 aprile 2018. Il personale educativo potrà presentare la domanda dal 3 al 28 maggio. Le domande di trasferimento e mobilità dei docenti e del personale educativo devono essere inviate attraverso il portale istanze online del sito del MIUR. A scuola siamo tutti uguali. L'Istituto Comprensivo Bottacchi di Novara lancia un progetto sperimentale con una particolare didattica che permette una maggiore integrazione con i bambini. Da Novara, Monia San Germano.
Sì, qualche giorno fa io ho pubblicato su Facebook la foto dello zainetto della mia nipotina perché mi avevano spiegato che si trattava appunto di una dotazione fornita dalla scuola a fronte di una somma che i genitori danno all'inizio dell'anno insieme a tanto altro, all'astuccio, a tutto il materiale di cancelleria che serve nel corso dell'anno. E io ho pubblicato questo post su Facebook che è diventato virale e il motivo di questa diffusione, secondo me, sta proprio nel fatto che si tratta di un progetto molto molto interessante, di cui in realtà lo zainetto è solo la punta dell'iceberg, perché il progetto prevede una didattica innovativa, tra virgolette, praticamente favorisce una maggiore interazione dell'insegnante con i bambini. È qualcosa che a mio avviso va tenuto in considerazione e va raccontato proprio perché si tratta di un metodo che permette ai ragazzi e ai bambini di ottenere anche maggiori risultati. Mentre a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, nasce la casa di José, che dovrà favorire l'integrazione e l'inserimento lavorativo di ragazzi e adulti con disabilità. Vi aspettiamo domenica prossima con le consuete news, ma continuate a seguirci durante la settimana con altri servizi. Arrivederci.